Il primo oggetto che abbiamo scelto sono i ferri del mestiere. Il secondo invece sono i libri. Il terzo oggetto è la porta d'ingresso. Io sono Luca e faccio il barman. Noi barman chiamiamo ferri del mestiere i cosiddetti bar tools, cioè gli oggetti che abbiamo come set per creare cocktail. Esiste naturalmente un oggetto per ogni tecnica, ad esempio per fare un Negroni dobbiamo utilizzare una tecnica che si chiama build e lì serve semplicemente del ghiaccio, un cucchiaio miscelatore o bar spoon e il bicchiere naturalmente. Poi versiamo gli ingredienti uno per volta nel bicchiere attraverso un jigger. Il jigger è il misurino dosatore. Lo shaker è un oggetto che serve per una tecnica che si chiama shake and strain, che si utilizza soprattutto quando abbiamo delle ricette con succhi di frutta, panna, gelati, uova, eccetera, cioè quindi a molecola grande, mentre il mixing glass serve soprattutto per fare quei cocktail che vengono mescolati delicatamente. La scelta dei libri invece è un messaggio molto chiaro, il cosiddetto knowledge, cioè la saggezza, la sapienza, tutte quelle cose che abbiamo da raccontare poi ai nostri clienti e che i libri, una volta studiati, ci possono ispirare. La scelta dell'ingresso alla porta non è tanto una pubblicità per entrare in un locale, ma è bensì un messaggio sull'accoglienza. L'accoglienza che deve essere sempre fatta da parte di una persona che non deve subire il lavoro, ma deve essere padrone in ogni momento. Un consiglio che posso dare, il primo, è naturalmente i rapporti che ci sono con i clienti. Questo comporta il fatto che il cliente deve essere sempre accolto con un sorriso, deve essere sempre messo a suo agio, dobbiamo cercare di dargli il meglio di noi stessi e il meglio di quello che l'azienda per cui lavoriamo o la nostra azienda può offrire. Se lavoriamo in una struttura che ha un'alta ricezione turistica, sono molto importanti anche le lingue e quindi la figura del barman deve sapere anche parlare almeno in inglese e qualche altra lingua in modo tale che la comunicazione con il cliente sia molto veloce, efficace e il cliente a quel punto lì si sente più considerato e sarà più facile intendersi e fare un ordine. Un'altra dote essenziale di questo lavoro è la pazienza. Perché? Perché quando siamo in un gruppo di lavoro dobbiamo avere una sinergia, un'empatia particolare e non sempre avviene. Quindi anche per i caratteri un po' più burrascosi bisogna cercare di contare fino a 10, se non basta anche fino a 20. Perché? Perché non c'è cosa peggiore che dover lavorare in un ambiente dove si creano dei contrasti o degli attriti. Ogni elemento della brigata, ogni elemento dello staff che lavora in un bar ha la sua importanza.